Il Circus Expliners è uno speciale expliner, cioè uno speciale animatore scientifico, è quello che ha competenze circensi e quindi può fare sia metafore nei contenuti, come quello che faccio io, per esempio gioco con l'equilibrio e con l'equilibrismo, sia invece semplicemente come metodo didattico, per esempio parlando di forme e fonti di energia e di educazione ambientale, lo si fa con tecniche clownesche o con metafore circensi. Nazara, sta in equilibrio adesso? Sì! O meno, perché no? Quella che è nata, perché si può. Ma qui neanche c'è qualcuno. Io sono fuori, eh? Ah, ho capito cosa avevi pensato. Io sono fuori dalla faccia. Adesso Nazara sta in equilibrio? Sì, io. Per te no? In tutti i laboratori noi applichiamo il metodo scientifico. Individuare un fenomeno, fare una ipotesi, poi fare una verifica sperimentale. No. Gioco non verbale. Io vi dico, da una parte vadano quelli che pensano che sia più facile mantenere l'asticella in equilibrio col baricentro alto, e dall'altra parte vanno quelli che pensano che sia più facile mantenere l'asticella in equilibrio col baricentro basso. Momento in poi, all'incirca, si sviluppa una serie di tecniche, una serie di procedure perché siano i ragazzi a tirar fuori dal loro sapere, dal loro immaginario scientifico, dalle loro esperienze, non necessariamente da ciò che hanno studiato nei libri, invece dalle loro esperienze, il sapere inerente il baricentro.